questo parte ovviamente, il romanzo parte ovviamente da dati reali, ovviamente, e poi c'è la finzione narrativa. Il dato reale più forte è che Federico, pur essendo diciamo così un passatista, però non resisteva alle cose, quindi nella sua regia ci saranno stati qualcosa come una ventina di fortepiani Silbermann, questi nuovi strumenti che esteticamente, voglio ricordare, sono molto simili a un clavicembalo, come vedete qui. Quello che cambia è quello che c'è dentro, nel senso che mentre il clavicembalo viene pizzicato da dei plettri, il fortepiano invece viene percosso da dei martelletti. E allora succede che Bach troverà questi strumenti, Gabri forse vuol dire qualcosa a proposito, in realtà si è tramandata la storiografia, ci ha tramandato il fatto che Bach non amasse particolarmente questi strumenti, invece ricerche recenti hanno dimostrato come invece Bach avesse apprezzato l'idea, non ritenesse lo strumento ancora, no, evidentemente ancora perfetto, ma anche questo rapporto fra Silbermann, che è appunto il costruttore che compare appunto come protagonista del mio romanzo, Bach e Federico, in realtà fosse un rapporto reale, più che reale. Addirittura Bach nel 1749, nella primavera, per cui un anno e mezzo circa prima della morte, firmò un contratto con Silbermann di rappresentanza dei suoi pianoforti, fungendo da intermediario per la vendita dei suoi pianoforti, per cui io credo che un perfezionista come lui non avrebbe mai accettato di sponsorizzare degli strumenti non validi. È una tesi molto positiva. Ah, ecco, il martelletto fa una grande differenza, che permette di giocare sulle sonorità, perché in realtà vedi sul piano forte, il cambiamento è grosso. Sono i protagonisti del romanzo, sono alcuni dei personaggi chiave appunto della musica e del tempo, Federico II, le discorse a figura di rilievo dell'illuminismo, equivalente flautista e compositore. Carl Philipp Emanuel Bach, uno dei numerosi figli di Johann Sebastian, pare il prediletto, maestro di cembalo, è grande compagno di Federico, e appunto qui investigatore attento e perficace. Poi c'è Forkel, considerato il padre della musicologia moderna, che è autore della prima biografia di Bach. Telemann, uno dei più prolifici compositori barocchi. Quanto, celebre flautista, maestro di Federico II e autore di uno dei trattati più importanti per flauto traversiere a una chiave, Silbermann, appunto, quindi il costruttore degli strumenti da tastiera, noto soprattutto per i suoi organi. E c'è anche una musicista donna, Monica Corte, sono la viola da canto. Ecco, e questi personaggi rappresentano anche diversi stili musicali. Più o meno una notte. Vogliamo pensarci questi stili prima di sentire un pezzo di sì, assolutamente. I personaggi sono tutti reali, a parte Valerie, diciamo, la bellissima ragazza che non è mai esistita, insomma, è una mia invenzione. E io, dal punto di vista del romanzo, ovviamente ho inventato i caratteri dei personaggi, anche perché noi non abbiamo davvero fonti dal punto di vista. Esiste un'autobiografia scritta da Telemann, che però non ci racconta come era lui come personaggio, insomma. Sono veramente pochissimi i musicisti di quel periodo di cui abbiamo appunto una caratterizzazione anche psicologica. Quanz, ad esempio, è il personaggio negativo. Forse il personaggio più negativo in assoluto del mio romanzo, non che abbia niente contro Quanz in persona, però la cosa reale è che Quanz e Cassini si odiavano in maniera davvero viscerale, nel senso che ci sono una serie di lettere dove appunto Philip si lamenta dicendo che a corte il cagnolino della signora Quanz è considerato più importante di lui, insomma. Questa la dice lunga su come anche evidentemente dal punto di vista dello stipendio erano trattati i due personaggi. Dal punto di vista musicale, certamente Carl Philipp è la mente più innovativa. Ricordiamo che dopo questa, diciamo così, parentesi piuttosto lunga a Potsdam, Carl Philipp andrà ad Amburgo e succederà a Telemann, che era stato suo padrino, amico, fratello di Johann Sebastian Bach, e diverrà musicista appunto di quella città, componendo sinfonie quasi mozartiane, insomma, tanto per dire quanto era avanti come musica. Quanz invece è il passatista per eccellenza, tanto è vero che nel romanzo a un certo punto
tenterà, diciamo così, l'offerta musicale viene trafigurata, tenterà di comporre un suo brano in sostituzione, ovviamente con esiti assolutamente catastrofici. E, diciamo, questi sono gli stili ovviamente predominanti per quanto riguarda. Abbiamo uno stile molto galante, quasi sturmo un drago, e poi diciamo uno stile che poi era lo stile prediletto appunto da Federico, che era questo stile di Quanz, la musica di Quanz è un po' tutto uguale, insomma, ci sono molte progressioni, stile di Vivaldi, addirittura per sentirete più tardi anche una sonata che abbiamo selezionato, addirittura in stile corelliano. Corelli, Arcangelo Corelli, fa solo proprio un breve comparsata nel mio romanzo perché citato da Telemann, che comporrà anche delle sonate nello stile corelliano, che è un po' lo stile così arcadico, era un punto di riferimento, no, del comporre secondo una pulizia. Io procederei con musica, con Carfini. Una delle sue sonate forse più belle, che spesso infatti viene anche eseguita col fortepiano.